24 componenti, 7 le donne, età media di poco inferiore ai 47 anni. Ecco il nuovo comitato comunale di Forza Italia di Viareggio, presentato stamani nei saloni del Caffè Margherita dal coordinatore Alessandro Santini. Erano presenti l'onorevole Bergamini, il vice coordinatore regionale vicario per la Toscana Massimo Mallegni e il commissario provinciale di Lucca Maurizio Marchetti. Davanti ad una sala piena e partecipe sono intervenuti fra gli altri il consigliere comunale Massimiliano Baldini, i forzisti Roberto Bucciarelli e Atos Pastechi e alcuni esponenti camaioresi del Partito Azzurro. Ad aprire i lavori il coordinatore Santini. È l'ora della svolta, ha detto, di cambiamento del linguaggio e del modo di occuparsi dei problemi della gente, andando dalla gente, non aspettando che questa entri nella sede azzurra. Di cambiamento ha parlato anche Massimo Mallegni. Il territorio desiderava risposte immediate e speranze per il futuro, ha esordito, e non è stato facile trovare le persone giuste. Ed ecco perché il partito ha scelto Alessandro Santini. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il commissario provinciale di Lucca, Maurizio Marchetti. L'ultima a prendere la parola, l'onorevole Deborah Bergamini, che rivolgendosi direttamente a Santini ha detto: ti faccio un grande in bocca al lupo e non te lo faccio solo da parte mia, ma anche da parte del presidente Berlusconi, che oggi veramente ha un pensiero speciale per Viareggio e per te. Una squadra molto motivata, composta da persone che hanno a cuore soltanto una cosa, quella di riportare Forza Italia ad essere il primo partito del centrodestra in Toscana, e naturalmente questo passaggio è anche un passaggio che è legato a Viareggio. Faremo tantissimo lavoro insieme. Vedo ragazzi, persone che hanno davvero voglia di ricominciare secondo un principio, quello di una grande unità di intenti, una grande unità di convinzioni e di valori, sempre naturalmente eseguendo quello che è l'insegnamento e il volere del nostro presidente, di Silvio Berlusconi.